Benissimo, che dire? Che iniziative di questo genere? Allora, questa si ripete certamente da diversi anni, come abbiamo potuto sentire Edoardo Tocco, e soprattutto anche perché è anche un po' per avvicinare i giovani allo sport, ma anche al calcio, ma anche un po' ritornare un po' al Cagliari vecchia maniera. Abbiamo visto... C'è stato un gol! Un gol! Professore! Grande il gol! Il primo gol della partita! Ecco! Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Di rigore non è mica da questi particolari. Esatto. Ecco, è questo qui. Un altro gol. Siamo al terzo gol per la squadra ospite, il Girasole di Carbonia, che insomma la tenuta atletica anche del Girasole si vede. I ragazzi in questo momento hanno, come posso dire, segnato il gol della bandierina. Primo momento, però la partita, l'incontro ancora non è finito. Non è finito. Primo tempo di recupero, possiamo anche sentire gli atleti. C'è anche i calciatori. Sì, sì, sì. Ragazzi, come sta andando? No, sta andando bene. Speriamo di vincere la partita. Adesso come siamo messi? Per il momento mi sembra che la vostra squadra stia soffrendo rispetto a quella. Sì, abbiamo sofferto un po' di più perché dobbiamo dare un po' di suspense, cioè dobbiamo dare più grintosi. Tu invece sei fiducioso? Silenzio stampa. Silenzio stampa. Quindi ragazzi, procediamo con gli altri atleti. Andiamo a sentire anche l'altra squadra. No, aspetta, un altro atleta che ci può dire come sta andando sino adesso la partita. Bene, sta andando bene la partita. Insomma, siete fiduciosi? Sì, siamo fiduciosi. E... qualche responsabilità c'è anche l'arbitro. Arbitro venduto. Arbitro venduto. Ma scusa, assumo questo scazzone tu sbrestavo, Onni. No, fare Simone Scarzone. Non fai? No. Il nostro Edoardo Otto. Edoardo è un amico, perciò possiamo anche permettere questo abbigliamento. Consentitemi oggi di stare in tenuta casual per i nostri ragazzi. Diplomatic casual. Casual, completamente. Sono molto contento di avere oggi i ragazzi del centro down di Cagliari e dell'associazione Girasole di Carbonia. Ecco, due parole su questa iniziativa. È un'iniziativa che io ho promosso già 5-6 anni fa, proprio l'abbiamo denominata partita del cuore. È una giornata proprio che vede protagonisti i ragazzi del centro down da 6 anni a questa parte. Come ospiti abbiamo la dirigenza del Cagliari Calcio, che ogni anno è presente. Quest'anno non siamo riusciti, ovviamente per motivi di tempo, a portare un calciatore, perché ovviamente sono tutti in vacanza, e speriamo insomma nell'anno prossimo. Intanto ci sono le vecchie glorie del calcio come Tomasini, Bruniera, Quagliozzi, che ci accompagnano sempre in questa giornata, in questa avventura. Sì, avventura è una giornata particolare dove sono protagonisti, appunto, come dicevo prima, questi ragazzi. Quindi io... Andrea, appena uscito, come ti sembra questa partita? Più bella del vero, perché sono più belli da tutto. Ma chi sono i più forti? La squadra del Girasole o quella del centro down? Del centro down. Ovviamente. Quindi. Tu giochi in fascia laterale? Sì. Fantastico, quindi hai realizzato un gol, adesso non è ancora. Come sta andando la partita? Beh, però stanno giocando benissimo allora. Benissimo, quindi mettiamoci a seguire la partita. Via, ragazzi. Vediamo. Vieni Nico! Vieni. È una gioia assistere e vedere queste persone che stanno giocando al calcio e vederli così gioiosi e felici. Secondo me è meglio guardare queste partite che andare a vedere il Cagliari quest'anno. Ammazza, possiamo tenerla come dichiarazione?
senza ombra. Io non ho nessun problema, puoi tenerla. Io mi chiamo Tomasini Giuseppe, sono nato a Brescia, ho vinto lo scudetto e sono 40 anni che sono in Sardegna, felicemente non vado più via dalla Sardegna. Professore, è il caso di fare Alessio Gagliari, Tomasini. Tomasini. Cioè, io quando, una garanzia. Quando lo vedevo correre sul campo avevo 10 anni, 12 anni. Comunque questa del Cagliari la tenga e non la butti via. No, la mandiamo in onda integrale. Manda in onda integrale, stai scherzando. Cellino fino adesso secondo me ha fatto bene, nel senso che ha sempre gestito molto bene la società, non penso che abbia grandi debiti, e il calcio purtroppo richiede soldi, ne richiede molti. Io spero però che quest'anno, cambiando, facendo una buona campagna acquisti, il Cagliari non abbiamo più le pene che abbiamo sofferto quest'anno. L'ha vinto? Io non l'ho vinto. Ma lei si presenti al pubblico dei giovani? Roberto Quagliozzi, qualche anno qui, in meno. Figurine panini. Sì, c'erano qualche figurina. C'era. Insomma, qualche aneddoto, noi chiediamo un aneddoto. Ma aneddoti ce ne sono tanti. Però è ovvio che ai tempi nostri, a me, io parlo per me, Tomasini ha giocato prima di me, non era facile a quei tempi vincere il campionato italiano, merito a loro che l'hanno fatto, e la Sardegna per questo secondo me è grado proprio al Cagliari. Per e questa dover. È una delle ragioni per cui la maggior parte di voi poi è rimasta a vivere qua a Cagliari. Sì, noi siamo rimasti in tanti, ma io penso più che altro siamo rimasti sia per la gente, per la città, per tutto, per me Cagliari è... Per il clima, perché, ma per tutto, proprio perché ti ci affezioni a questa terra. Ti ricorda con più facilità, diciamo, non con simpatia, perché tutti quanti... Quando c'erano partite importanti, chiamava tutta la serie, un giorno si ferma tutta una volta, sette pullman. Tutti insieme. Sei riuscito ad accudirli tutti. Però era una fiumana. Nella Carlo Felice. Poi gli hanno fatto la banca anche a fianco. Gli hanno fatto la banca perché gli serviva per fare i versamenti. Comunque, 30 anni al Bar Marius e 20 in Piazza Ienne, sempre onorando il Cagliari. Ce n'è qualcuno che fa judo? Diciamo nella palestra degli outsider, ecco, del calcio. Sono esatto, perché questi ragazzi, i nostri ragazzi, nessuno fa calcio, quindi fanno tutte altre attività, judo, ripeto, pattinaggio artistico, nuoto, nessuno fa calcio. Ecco, ci è arrivata la palla durante l'intervista. Cintura marrone. E tu marrone. E questo giovanotto Benta. Cintura marrone, cintura verde, marrone, cintura verde, ma chi vale di più? Cintura verde o cintura marrone? Marrone. Cioè, quindi vabbè, ma lui è più giovane. Beh, direi. E quindi ci arriverai l'anno prossimo. Sì. Quindi la passione per il judo e la passione per il calcio. Guarda, lo vedi dove. Allora, l'importanza a praticare che sia il calcio, lo judo e il nuoto, poi l'importanza che... Noi partecipiamo e diamo qualcosa di più di grande. Quindi è importante anche capire la filosofia del calcio. Giusto? Sì, non è soltanto giusto. Dare un calcio ad un pallone o dare una bella manigara a De Cosa. Anzi, a lui una bella manigara gliela possiamo anche dare. Ho vinto anche una gara di judo. Allora, professore, si presti, facciamo una mossa di judo. Una sola però, non fargli male. Vieni, vieni che c'è una mossa di judo. Senza fargli male, che il professore c'ha famiglia. Eccolo! Professore, deve cadere! Un applauso! Eccole! Guarda! Ma, spiegalo! Aspetta, vieni un attimo! Vabbè, tutti al poeta, ragazzi! Anche se alle spalle strette, quest'altra